Buongiorno a tutti, ragazzi. Stamattina ad Ancona c'è stato un forte nubifragio. Voglio mostrarvi questo video che è molto forte, pieno di paura. Infatti, nell'audio del video sentirete urla paura. E voglio ringraziare a questi eroi che vedrete nel video. Questi eroi parlo della polizia, che non hanno esitato a tuffarsi e a salvare due donne che stavano sommersi in 2 metri d'acqua. E sono immagini forti, allucinanti, che solo a rivederle ti viene la pelle d'oca. Io ho ripreso pure io delle immagini perché, come vi ho detto, stavo nei paraggi, però questo video qua è molto, ma molto toccante. Voglio dire un grazie a questi eroi, perché gli eroi esistono. Polizia, vigili del fuoco e tutto. Grazie, grazie che avete salvato 2 video umani. Raga, mo il tempo qua si è tranquillizzato. Mi sembra che è tornato tutto alla normalità. Beh, una cosa del genere parlando con gli amici qua ad Ancona non si è mai verificata. Però c'è sempre una prima volta e spero pure l'ultima. E un grazie di nuovo a questi eroi, perché gli eroi esistono. Questi sono gli eroi. Questi qua che vedrete in allegato al video. Poi alla fine ci saranno altre 2 riprese da me, che mi trovavo nei paraggi. E credetemi, vi anticipo solo questo. Poi vi lascio al video. Sentendo le grida del bambino che il padre scende dalla macchina perché va a soccorso anche lui delle 2 donne, spezza il cuore, spezza proprio il cuore, sentendo il bimbo, la mamma che piange, grida di paura. Niente, raga, buona visione e grazie di nuovo a questi eroi. Ciao, raga. Che cazzo te ne c'è cristalli? Sì, non vedi niente. Correte! Poverini! Papà, ti prego, no! Io spero che mi sta entrando in macchina E' questa. aperti i finestrini! Come aperti? Mi pare che aperti! No. Perché ci sono andati? Perché non lo Oddio. sapevano! Stai fermo qui! Papà, per favore! Stai con noi! Ma porca Madonna, non mi fanno andare a me, manco la polizia scende. Stanno arrivati i vigili del fuoco, sta buono! L'ho chiamati, posto che dentro non c'è nessuno! C'è la gente. Noi amo perderti, Ma papà! che me perdo, io sono in piedi, quelli sono quelli che muoiono. Ma hai capito quanta acqua c'è? Eccoli! 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 Tranquillo, papà, che Stai buoni! tranquillo tu! Eccoli! Che facciano loro! Che sono più esperti! Davvero! Zitti! Eccoli, eccoli! Eccoli, papà! Papà, non ti andare! Green, non ci va, sta zitto, calmo! Eccoli! Sono intervenire loro, dai! Ma i pozzetti, do cazzo stanno? Dai, stanno fugando! Dove sono i vigili del fuoco? Sto tremando con Sarò così. dai! Sì, ma così è, porco Dio! L'acqua gli fa entrare! Ma non importa, basta che li tira fuori! È vero! Così solo la macchina ci va via! Qua c'è bisogno, No! porca Madonna! C'è Raffiolo! C'è Raffiolo! Raffiolo quello! Porco! Stai zitto! Stai zitto, Capi, per favore! Vogliamo che tu ti metti Dai, non si può lasciare lì! c'è la polizia! Ma non la vedi che non gliela fanno! Dai! Ce la fate! Farete! Perché Bravo! Bravo! Andiamo noi! Zitto! Eccolo! Papà! Papà!
Non voglio perderti, ecco qua, avete visto? Meno male, tutto bene, quello che finisce bene. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma questo si potrebbe evitare tranquillamente, sapete come? Bisogna fare molto spesso manutenzioni alle fogne. Se non si fanno manutenzione, questo succede. Le fogne stanno otturatissime. Se la manutenzione non viene fatta, siamo sempre punto a capo, ma questo non è solo Ancona, è dappertutto. Bisogna fare manutenzione alle fogne, perché altrimenti adesso ci sono stati gli eroi, ma la prossima può scappare il morto e dopo ce lo piangiamo? No, non va bene. Prevenire è meglio che curare. Ciao ragazzi.